Ciao, oggi parliamo del nostro bambino interiore. Chissà quante volte ti è stato detto, come è stato detto a me in passato, da piccolo eri pestifero, da piccolo eri tremendo, oppure magari eri tranquilla, eri brava, non piangevi mai, oppure al contrario, piangevi sempre. E la nostra autostima si è costruita intorno alla relazione e alla risposta che abbiamo avuto nel relazionarci con le persone esterne a noi. E quindi ci è rimasto soprattutto quello che ci è stato detto di noi e quella che è stata la reazione che abbiamo visto quando eravamo piccoli. Questo ha creato il nucleo attorno a cui si è creato poi il nostro carattere, la nostra personalità. E la maggior parte di noi non ha idea che dentro di sé c'è ancora questo bambino, questa bambina che siamo stati. È ancora lì. È ancora lì probabilmente che aspetta di essere visto, di essere accolto, di essere riconosciuto e di essere amato così com'è. Magari sei adulto, magari sei grande, hai realizzato grandi cose, hai raggiunto dei successi, hai lavorato tantissimo, hai lavorato sodo. E poi ti accorgi lo stesso di non essere soddisfatto, di avere fatto tutto questo per dimostrare qualcosa a qualcuno e ti rendi conto che non è mai abbastanza, che potresti andare avanti tutta la vita a faticare, a lavorare così, eppure non c'è mai una vera e propria soddisfazione. Quindi la domanda vera è come mai ho fatto tutto quello che ho fatto? Perché cosa mi sono dato veramente così tanto da fare? Per me stesso oppure per dimostrare qualcosa, per davvero sentirmi apprezzato, riconosciuto e amato? E se la risposta è la seconda, vuol dire che è il nostro bambino interiore, quello che ha agito all'interno di noi senza che ce ne rendessimo conto. È lui quello che in realtà poi magari si innamora di una persona che assomiglia molto alla mamma o assomiglia molto al papà. Ma noi non ce ne rendiamo certo conto e diciamo lui sì che è diverso, lei sì che è speciale, straordinaria e mi amerà davvero e mi darà finalmente quello che mi è mancato. E poi chissà, a volte funziona, è davvero così, a volte invece ci ritroviamo delusi e anche in questo caso la domanda è cosa ci ha spinto verso quella persona, cosa ci ha davvero attratto in quella persona. C'è sempre il nostro bambino dentro di noi che agisce, che prende delle decisioni, fa delle scelte e noi non ce ne rendiamo conto. I nostri genitori ci hanno dato quello che potevano, anzi, diciamo che ci hanno dato molto di più rispetto a quello che avevano ricevuto a loro volta e hanno cercato quindi di fare del loro meglio per darci tutto quello che ci serviva, ma magari non si sono resi conto che noi volevamo qualcos'altro. E di conseguenza oggi la cosa che vedo funzionare di più in assoluto, che ho constatato su me stessa e sulle persone che ho aiutato, è che riuscire a dare noi stessi al nostro bambino interiore tutto quello che gli è mancato è davvero la cosa più straordinaria e meravigliosa che possa esserci, perché davvero a questo punto siamo contenti e felici e ci ricolleghiamo a quella gioia che avevamo da bambini, che aveva una fonte interiore. Non è più qualcuno dall'esterno che mi deve far sentire amato, apprezzato, riconosciuto, stimato, ma questa gioia esiste già dentro di me. So già di avere un valore, so già di essere amato, apprezzato e stimato perché io per primo lo faccio e questa davvero è qualcosa di impagabile e di straordinario. È davvero, sì, una sensazione meravigliosa. Ci vediamo al prossimo appuntamento.